quanto è bello ricevere regali. Regalo è una forma di affetto, una forma di attenzione, e io ogni forma di attenzione la apprezzo, soprattutto i regali tra parenti, a volte serpenti, sono dovuti forse, no? E su questo devo anche ragionare, dovuto richiesto. E comunque un amico, Lale, non so perché, amore, famose qualche domanda, ci regala il lotto. Ha detto questa sera prez lotto. Però dice, voi prez, non è detto che sempre con la vostra compagna, lotto. Cioè, dice, siete autorizzati a lotto? No. Dice anche con altri. No, dice che il lotto è un po' maia, è una pratica maia lotto, che si può fare maia lotta. Cioè, la figura maschile è sempre la stessa, porta bene se quella femminile cambia tutti i giorni, perché la perversione maschile massima è mettersi degli estranei dentro casa, sempre lo stesso. Cioè, se ti devi mettere un estraneo dentro casa, che sia estraneo, e allora parte il cazzeggio. E poi, stupendo, stupendo, pare che ci sia una nuova candidatura. Prez non basta, si parla di papa. Stupendo, un Rosario, stupendo, anzi due, anche a Silvescon. Si è già sbenedetto quello di Silvescon, ovviamente, perché quando gli è stato detto al Prez, perché c'è il Prez e c'è il Prez, ma per chi è questo? Per il Prez. Ah, va bene, sarà papa, lui sarà papa, glielo benedico. E questo per Silvescon. Pare che si sia fatto. A un certo punto ho sentito come una mano in mezzo ai gambi. E chi era? La mano. E secondo me sto male. 22 dicembre si devono anche stare cazzate. Stiamo andando a vedere la Roma. Ci siamo bevuti degli spritz. Il Pret ha consentito il rosario per il Pret. Sarà papa. Silvia è scorto un po' meno. E pare che verrà pubblicato adesso nei sexy shop. Il rosario di Silvia Escort, sempre la preferita. Madre Silvia Escort. Viva la vita! Tondo d'anime di una giro!